Non vi è una sola via, una sola casa, un solo vicolo in cui non riecheggi l'eco dei campanacci. Un rintocco magico e cadenzato che si arrampica fino alla torre normanna e si diffonde tra i secolari ulivi delle campagne. Il campanaccio serve per schiacciare il male dal bene. Ci sono parecchie cose, si dice con gli spiriti maligni, chi è con la transumanza, comunque è un rito che si fa ogni anno. Una meravigliosa tradizione dell'essere San Maurese. Suonare le campane. È una preghiera, è un ricordo. È tutto. È qualcosa di eccezionale, di bello. Divertirsi, farsi un bicchiere di vino e comunque festeggiare Sant'Antuono. È protettore degli animali. Come in un rituale inconscio, fatto di coraggio e passione, San Mauro Forte, nel cuore della Basilicata, celebra una festa tra sacro e profano, che affonda le radici nell'antico culto della terra. Il maiale è per la festa. A salsicce che facciamo sempre festa, tutto qua. Stiamo rendendo omaggio alla statua dello Sant'Antonio Abate. Tre giri si fanno, è la prima cosa che si fa, e lo si fa con tanto piacere. La tradizione vuole che le campane vadano sempre in coppia, maschio e femmina. Per poter fare un buon suono ci vogliono maschi e femmine. Perfettamente uguali all'esterno, si distinguono solamente per il suono. Il bataccio è uguale, come quello del maschio e quello della femmina, però il suono cambia. Questa è femmina. Questo è maschio. Ognuno di noi ha il proprio compito, cerchiamo le piatte. Porto il tempo consiste nel andare le campane in maniera equa. Invece noi abbiamo due persone travestiti con la testa del maiale tradizionale con un anello di salsiccia. Non dà fastidio, è un rumore piacevole. E questo non è rumore, è musica che scorre nel sangue. Un suono che ti trasporta. Il bastone lo porta solo il caposquadra. Il bastone può rappresentare anche quello che è la stirpe. Vieni dall'Inghilterra per fare questo campanaccio. Ho 85 anni, tutti gli anni vengo da questa festa da Genova. Il piacere di ritornare al paese. Indosso questo costume. La pocchianella. E sono orgogliosa di portare avanti questa tradizione. Questa è tradizionale. Una camicia trapastagne, cioè non ha assolutamente colletto. C'è una piccola cravattina, classico panciotto. I pantaloni erano alla zuava.
La lenta e ritmata marcia di grandi e bambini viene seguita da centinaia di persone, attratte da uno spettacolo unico, fatto di musica, colori e profumi. Non avremmo solo a forza, ci rifocilliamo un poco. Il tubo delle 4 diventa pesante. Dai 5 ai 10 kg. Ma lì è 7 kg. La scarpetta. Per ricordare il cibo tradizionale di farina, poi carne e acqua, sale e lievito naturale. È buono il panino con la salsiccia. Buono. Buono, buono. Ho mangiato la polenta, che buono. È tutto offerto alla pensione con una salsiccia, scarpetta, le orecchiette. Offerta alla prologo però, eh. A tarda sera le squadre dei liberi suonatori di Campanacci si uniscono per festeggiare insieme. Tanta allegria. Per tramandare una tradizione in cui ciascuno conserva un po' del proprio passato. E poi tutto finisce. In lontananza, nelle strade ormai deserte, si ode il rimbombo di qualche campana solitaria che scandisce lentamente il tempo, quasi a rimarcare il ritmo lento e pacato della vita sammaurese.